Proteste non solo al Cairo. Anche ad Alessandria sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone contro il presidente Mubarak. I manifestanti sono determinati. Molti appartengono ai Fratelli Musulmani, altri fanno capo a Mohamed El Baradei, leader dell'opposizione Nobel per la pace. Il caos è quello che Mubarak ha causato per 30 anni, non quello che sta accadendo ora. Vai a vedere i comitati popolari, vai a vedere come è organizzata la sicurezza, il regime ha creato il caos. Anche le donne sono scese in piazza numerose, al di là dei pregiudizi, armate di megafoni, striscioni e anche pietre. Se ne deve andare, deve lasciare l'incarico o almeno deve trasferire il potere dopo tutto quello che è successo nel paese. Sono a casa da anni e ho un master, ma non ho lavoro né nulla. Le informazioni sulle proteste nel resto del paese arrivano con il contagocce, mentre l'opposizione dice di aver radunato 1 milione di persone solo nella capitale.